53esima puntata! Dedicata a purtroppo, vabbè, a parte il creare, benvenuti a tutti ancora. Musica triste, hanno cancellato Sense8. Ragazzi, non potete capire la tristezza di questo momento, di questi giorni, da ieri sera che ho saputo questa notizia. È una tristezza incredibile. Io che pensavo che chissà quanto sarebbe durata sta serie, mannaggia, a me non le devo pensare queste cose, non le devo pensare. Comunque, tristezza totale, ciao a tutti. Salutiamo un po' di gente, bella gente della family. Cheryl, buonasera, ciao Ninuzza, ciao Laila, ciao Abigail, ciao Rosanna, ciao Serena Bella, ciao Yami Boy, ciao zio Franco, ciao Nina ancora, ciao Laila, hi Tammy, ciao Gisella, buon pomeriggio a tutti, a tutti, proprio a tutti, anche quelli che non ci sono, che non ci vogliono più. Ragazzi, è una tristezza totale. Ecco, piangiamo tutti che non fanno più Sense8. Io proprio, ragazzi, mi sento male. Non so se l'avete mai vista. È una serie televisiva spettacolare. E è troppo triste sta cosa. Una di quelle serie che ti insegnano di tutto e di più nella vita, nella diversità, nella guerra, nella pace, nell'amore, nel tutto. Ciao Patrizia. Hola Mabi. E è proprio una tristezza totale. Oggi è una giornata un po' così, un po' triste. Comunque, intanto, non so se avete visto, nel frattempo vi parlo di Dobby. Ieri ho fatto Dobby insieme a voi. I know, Mabi, it's incredible. Allora, vediamo Dobby. Eccolo qui. Allora, lui è Dobby, l'avete visto sicuramente su Facebook, l'ho pubblicato ieri pomeriggio. Che ne dite? Io l'adoro. Ciao Gisella. Ciao Lilli. E niente, quindi adesso ve lo faccio vedere meglio. Eccoci qui. Ops, c'è anche un drago, ve lo faccio vedere dopo. Hoppla. Eccolo qui, il nostro mitico Dobby. Eccolo qui. E ci ho preso vicino ovviamente il charm dei doni della morte. È uno spettacolo, io lo adoro ragazzi. Cioè, io la prima volta che lo faccio è proprio una cosa per me incredibile, perché non le faccio mai, non l'avevo mai fatto proprio per paura di non riuscire a farlo abbastanza decentemente. Però proprio perché l'hanno interrotto in quel modo. E lo so Patrizia, però devi finirla anche la seconda serie, perché merita, nonostante tutto merita veramente tanto. Ciao Raul. Già pensi che era Harry? No Mappy, era Dobby. Dobby is finished. So Dobby is available today, this evening on Facebook, and this evening he will go on Etsy, on my Etsy shop. Grazie, sta igual. Gracias, mucha gracias. E c'ha il calzino, c'ha il vestitino, l'ho colorato con i gessetti. Ciao Erika, benvenuta. Ciao Barbara.
Grazie ragazzi, grazie mille. Sono contento che non sono più qui, che c'è più luce. Oggi ho un po' cambiato la situazione delle luci e sto un po' incasinato perché avevo bisogno della luce qui per fare delle foto col mio light box e niente. E quindi Dobby è disponibile, ragazzi. Ovviamente su Facebook avrà un costo, su Etsy un altro. Perché questo? Perché su Etsy, come vi ripeto sempre, ci sono delle maggiorazioni che comunque Etsy vuole soldi, io glieli devo dare, insomma. Niente, eccolo qui. Aspetta. Appena raccoglierò il coraggio, adorabile Dobby, bel lavoro, grazie. No, quale coraggio, devi per forza cominciarla. Comunque gli ho fatto i piedini, gli ho fatto le manine, c'ha tutta la sua tristezza e dolcezza negli occhi. Ciao Luccia, benvenuta! Ragazzi, diamo il benvenuto da Luccia. Ok, Dobby è qui. Stamattina ho lavorato a questa commissione invece. Ta-dan! Un drago creepy fatto in uno stile particolare richiesto dalla committente. È una bella, ancora non l'ho cotto perché devo controllare un po' alcuni particolari che devo terminare. Ripreso da un drago che mi ha fatto vedere tramite una fotografia, un disegno, un'illustrazione che mi ha mandato, e nel cuore c'è inciso AF. Ho delle piccole lettere stampabili, insomma. Sì, Dobby Volador. Grazie ragazzi, grazie a tutti, c'è Umberto Franco e Dobby. È vero, salutate Dobby ragazzi. Comunque se non viene adottato me lo tengo io perché lo adoro, è adorabile. Dobby! Harry Potter è mio amico. Ok ragazzi, ok, un attimo che devo attaccare un attimo una presa che sto un po' incasinato. Ciao, ma che sono le tue creazioni? Ah, grazie, sei gentilissima Silvia, grazie mille. Carino anche questo? Grazie! Allora, siccome ho da fare un po' di commissioni, un attimo che torno alla cam centrale, ho da fare un po' di commissioni, prima che oggi è anche festa, soprattutto per la Repubblica, io non credo più tanto nella nostra Repubblica, però cam fa, ci stiamo. Grazie Barbara, grazie mille. Intanto mi sistemo la cam come così come mi serve per lavorare, se no voi non vedete nulla. E oggi voglio fare un draghetto per una commissione, un draghetto mamma, però questa volta sempre con gli occhietti nuovi che ho creato e non vedo l'ora di usarlo. Yuhu! Eccoci qui. Allora, andiamo un po' indietro. Ok. Ah, ok, questo deve stare un po' più qui, che se no mi viene la visuale un po' tipo in prospettiva e I don't like it so much this thing. Sorry, scusate per i movimenti strani, in realtà potrei anche fare questo così non vi faccio vedere quello che succede, così non vi faccio vedere il mal di mare. Ok, vi faccio rivedere Dobby nel frattempo. Che cucciolone, lo amo. È stupendo ragazzi, io non sono mai sempre convinto di quello che faccio, ve lo dico in continuazione, però questa volta sono felice. Allora, ho scelto quest'occhio, andremo a fare una mamma drago su questo cameo viola e fucsia. Questa musichetta sta sempre lì, non ci abbandona mai. Grazie Abigail, grazie, io adoro questa base, come fa un po' effetto galassia, un primo esperimento che a me non piaceva, però poi la committente è piaciuto, quindi sono felicissimo di questa cosa. Ho preparato un po' di super scalpel, mischiata ovviamente a tantissimo premo, quasi mezzo panetto di premo, così è super elastica. Patrizia, anche tu un draghetto con quegli occhioni, cara. Tesoro, scrivimi in privato e ne parliamo senza problemi, così scegliamo un po' il drago da crearti, oppure se vuoi basta che mi dici i colori e poi lasci fare a me. Brava Silvia, ragazzi, come fate come ha fatto Silvia? Mettete like alla live, alla diretta, oggi molto a righe, infatti danno un po' fastidio anche alla cam, credo. Serenella sta lavorando alla creazione di Franco, che bello. Allora, dovete fare una cosa, non so se siete iscritti, momento sponsor, andate sul canale Yumi Boy, tutto con le Y, Yumi Boy,
e iscrivetevi, mi raccomando, e vedete l'ultimo video che ha caricato, sì, il liquore al cioccolato, ragazzi, è spettacolare, non potete capire, momento sponsor. Allora, cominciamo a lavorare. Io ho messo anche il condizionatore, ma mi sa che non sta andando, ecco. Ok, ho preparato un po' la pasta, l'occhietto è qui, quindi come prima cosa ormai sapete già tutto voi, no? Voglio provare a mettere un po' la cam più in alto, mi dovete scusare, mi raccomando, vero, mettetela il like al video, non dimenticate di fare questa cosa fantastica, perché così entriamo sulle tendenze di YouTube, o magari vengo consigliato da qualcun altro, non lo so, aiutate me, aiutate il canale, aiutate un po' tutti in generale. Allora, ci siamo. Ninuzio, come stai? Potete perdonare, oramai le mie mani stanno peggiorando. C'ho le mani secche ovunque. Questa creazione è per Tatiana, se non erro, si chiama la committente. Tatiana, mi sembra che non ci guardi live, perché forse lavora a quest'ora, anche se oggi è festa, quindi oggi diciamo che siete un po' così, siete un po' free tutti quanti, no? Oramai le feste non esistono più. Da quello che vedo, i negozi erano aperti oggi tutta la giornata. Cioè, ragazzi, aiuto. Oramai serve per forza il lavoro, le persone quindi lavorano anche i giorni di festa, non esistono più le feste. Mettiamo l'occhiettino. Ciao Vale Bella. Ah, Nina, stavi salutando Nina. Mi sono pensato a cose in cui non sono andato al computer. Contest. Sì, ragazzi, c'è un contest che ho fatto. Dove l'hai letto, Silvia? Non so, chi ne ha parlato adesso? Sto partecipando a un contest dove posso appunto vincere del materiale. Al momento sono al secondo posto e il materiale del secondo posto pure mi interessa. Magari un'altra ventina di like al video, alla foto, non mi dispiacerebbero. Basta andare sul mio profilo, l'ho condivisa oggi, oppure nel gruppo della Humars Family, che ho ricondiviso appunto la fotografia da appunto da dove lasciare il like, l'ho ricondivisa. Quindi se vi va potete andare a mettere like lì. Ah, ok, prima di fare l'occhio dobbiamo fare il corpo, perché sennò va a finire che mi schiaccio tutto il lavoro. Ragazzi, voi non la vedete Sense8 come serie? Ah, volevo far vedere un'altra cosa. Sto lavorando, non so chi di voi guarda Boruto o Naruto. Appunto, lui sarebbe Boruto, un piccolo il figlio di Naruto. E sto facendo una creazione dedicata a lui. Stavo un po' incominciato a bozzarla, eccetera, eccetera. Ah, hai letto sopra i commenti. Ah, ok, sì. Basta andare nel gruppo della Humars Family, Silvia. E lì trovi la foto del mio drago galassia da votare. Basta che clicchi sulla foto prima e poi lasci il like. Capito? No, Serena, come hai fatto? Come hai fatto, Serena? Solo la montata e poi ne hai troppe da... No. Serena, allora, non parlerai più con me, non mi scriverai mai più finché non hai cominciato a rivedere Sense8. Cattivo io.
coda bella lunga lunga, il corpo è fatto, ci serve anche un po' di collo decente. Ah, l'hai scritto tu, Franco, grazie, non l'avevo letto, zio. Oh, prima di tutto non dobbiamo scordarci una cosa, dobbiamo fare le corna. Brava Serena, brava. Anzi, ti dirò, cominciala a vedere, perché mi sa che tra un po' la toglieranno anche dalle serie, visto che non l'hanno rinnovata. Quindi prima che la tolgono mi sa che ti conviene. Non so per quanto rimanga, almeno la prima serie. Hai tanta serie scelte mie, second sense it, why, you're so right, Mabi, I'm so hungry for this, this isn't right, cause the series is really, really amazing, and talk of difference, LGBT problems, and some kind of loves, war. And I'm really, really happy when I see all the places in the world where it takes the series. Man, me too. I cry too. Ragazzi, oggi vi sento un po' moscetti. Che cos'è? La giorno di festa che siete in ferie? Guardate solamente, cattivo. Niente nulla, niente nulla. Ops, adesso dobbiamo cuocere le nostre corna. Eccomi. Serena Son, allora oggi ti faccio da ninna nanna. Ce le ho lì pronte, che le avevo già preparate. Perfetto. Nina, che stai combinando oggi? Dove sei? Hai finito di creare oggi? O stai creando altre cose? I tuoi... oddio, stavo dicendo una cosa che ancora non è tirato fuori, che io già so. L'ho visto il grappolo 2, è bellissimo, complimenti veramente, mamma mia. Attento a ciò che fai, dolcezza. Patrizia si è cucciata sul letto e sta osservando. Io stavo guardando a collare il mio grappolo, ogni tanto butto un occhio sulla creazione. Vamos a tener que buscar otra serie para que miremos juntos en mi casa. Oh, sto creando per questo una scrivana, lo so tesoro. Ma stai facendo quelle cosine di verdi? Capisci a me. Ciao Mani Pensanti, benvenuta, che bello.
però posso fare una cosa per farvi vedere meglio dove sto in questo momento. Così passo leggermente lo schermo, così mi vedete. A Firenze, Calde Gustav, Vikings, Sherlock. Now I'm looking, finished to see Salem, ok? And I don't know why. Ah, Supergirl, The Flash. A Firenze fa caldo, non si respira, a casa si sta bene ma ci si annoia. Uffi, però guarda te e fa caldo, ha ragione. Hi Raul, Ernesto Popadilla, thank you very much for your words and welcome on this channel. Hi. Sì, ma ci sta lasciando una cosa completamente resta alla fine, ma non avevo dubbio, Nina. Non avevo dubbi, perché meritava la cosa, meritava. Oh, don't look me so sad, dear dragons. Yeah, it looks so angry for me. Ovvio. Anzi, volevo cogliere anche l'occasione di ringraziare chi mi ha fatto delle commissioni per i draghi che ho creato in questi giorni. Veramente sono contento che sono piaciuti, eh? Ma veramente tanto, non me l'aspettavo. Non mi aspettavo che un cambiamento così radicale, con i draghetti con gli occhi reali, eccetera, eccetera. Ciao Deb! Ciao bella, come stai? Arrivi solo adesso? Vabbè, abbiamo cominciato da 25 minuti, dai. Ma quando si dovrebbe parlare di attualità, temi scottanti come il bullismo virtuale e la dimostrazione d'altro, penso che abbiano qualche interesse a divulgarlo, no? Bravissimo, Franco. È proprio bene, perché guarda, quella serie parla di tutto, di bullismo, di omosessualità, di transfobia, di... mamma mia, i problemi con i genitori, la depressione delle persone magari che sono famose però non sono contente, un casino di roba, tutto in una sola serie di 13 puntate, 12 puntate, quello che è incredibile quello che riescono a fare in quella serie. Tra l'altro poi non so se l'avete vista, nella seconda serie non vi dico nulla. Comunque, sono tutti in un posto, no, finalmente. Loro si giustificano col fatto, vabbè, non è più spoiler ragazzi, lo spoiler dopo un mese, due mesi che è uscita la serie non è più spoiler, mi dispiace, però dico io, visto che sono tutti in un posto, avrebbero risparmiato tantissimo. Avrebbero risparmiato veramente tanto, è assurdo. Quando l'ha sondato anche il Hangar del Firefuego, no, è un Dragon Mother with her child. Mother Dragon. I have to look for the proportion. Okay. And the tail. I think the tail this time I will put there. In this way. Qual è il tuo personale preferito? Para me, casi todos. Para me, Sun. I think Sun is one of my favorite. And I think Sun or I love them so much, everyone. Caphius, Pandan. Really amazing. All the cast is really, really good. And all the actors are unknown. This is amazing. Riley, Will, every actor, every member have his charm, his power, his personality. Amazing. Soon. Yeah.
Van Damme, yeah. And at the end, I have imagined that all the pharmacy problems or the mafia, and there are in one point, okay, with the husband of Kala in India, in Bombay, and with Kafias in Africa for the medicine, for the pills, for the ADS medicine. And I think there are only one line, one connected, okay? And all the other circles, other sensate people, it's incredible. But why? This is absurd. One of the most amazing series in the world. Cancelled, deleted, oh no. Ciao Anna, ciao Gea. Sono un po' silenziosi. Che colore lo farai? Quale sarà il tema di oggi per il drago? Così comincio a pensare a un nome. Franco, non lo so, in realtà penso non ci sia bisogno del nome, perché la mamma che me l'ha chiesto me l'ha chiesto così come l'avevo già creato la prima volta, ossia con i colori pastello, azzurro e viola. E penso che lei darà il nome alla draghessa mamma e al figlio. Che Dio me l'ha detto proprio, farà tutto lei, quindi. Quanto tempo stanno facendo ste corna? Ho messo 10 minuti, in realtà ne bastano 5, perché tanto comunque dopo viene tutto ricotto quando cuocerò il drago, quindi oggi sono un po' giallo su questa gamba, vabbè. Lo cambiamo un po' la posizione della coda, così sembrano un po' tutti differenti. Ciao Marina! Hola! Adesso dobbiamo fare il draghetto piccolo, che è la parte più difficile di tutta. Testolina. Corpo. Così sto storto. Ok, finalmente. Forse sono riuscito a mettere una cosa decente. Ok, la coda non troppo lunga, il corpicino qui. Ninuzza, oggi fai la live per caso?
Ciao, Nika! Tutto in ritardo oggi, dove siete stati, eh? E oggi è festa, state facendo le feste, state festeggiando. Cosa festeggiate? Ormai ero sempre più veloce, in mezz'ora ho fatto lei quasi, mancano le zampe ma ci metto poco oramai, riesco a essere abbastanza veloce. Sono velocizzato tantissimo. Sbucherella, devo controllare la scheda dell'ortopedico, mamma mia, perché Franco? Ah, due punturoni, io vedo due punteruole, ma perché? Mio Dio. Yeah, muy piccolino. Mas piccolo. Ma mandato la foto? Prima la foto della crema che avevo dimenticato di mandarti ieri. Della crema? Ah, Debbie, grazie. Grazie mille. Pensa che la notte faccio gli impacchi di creme, di olio, altre cose, provo diverse cose, li metto i guanti e dormo con i guanti. Però giustamente poi poco fa ho fatto i piatti, infatti mi sa che sono proprio detersivo, però me lo fa con tutto, ho cambiato vari tipi di detersivo ma non me lo fa sempre. Mamma mia, 7 operazioni all'ernia, mamma mia. Cavolo. Ah, ciao Nieves. Come stas, Nieves? Tutto bene? Nieves, ma tu sei argentina o spagnola o... Non mi ricordo, o messicana. Gli occhi che sta facendo... Grazie, tesoro. Scogliosi, per cui sempre dolore alla schiena. Ah, anche tu, caspita. C'è un po' che problemi alla schiena. Invece sono mesi che ho un problema alla spalla. Cioè, senza che mi fa male se faccio dei movimenti qui. Se tiro su, se faccio questo movimento quasi mi fa male. Adesso di meno, mi sta passando da solo. Mi credete che ho fatto segnare dal dottore la ricetta? Ah, è spalla di Galizia, wow! Wow, amazing! Fantastico! E comunque ho fatto segnare, diciamo, i raggi al dottore, la visita dell'ortopedico, ma secondo voi sono andato? Sono sempre a casa a lavorare. Sempre a casa a lavorare. Ok. Vediamo un po' questo cucciolino, va? Dobbiamo farci ancora le ali e tante cose.
dolcezza con la coda che sta vicino alla mamma, mi piace molto questa cosa. Però devo fare tipo un cicciolino migliore, magari. Beh. Così tocca la mamma con la coda, è carinissima questa cosa, mi piace molto. Però nonostante tutto non manca mai la via di bravissimo Franco, bravissimo. Ciao, sei una bella persona perché sorridi sempre in qualsiasi cosa. Ciao Mongotica, ma quanto tempo, milioni di anni sono che non ti vedevo. Ciao. Ops, devo cambiare la sedia, non si muove più la terra perché peso troppo. Ok, che sto a dieta, sto dimagrito, tutto quello che vuoi, però che belle ste corna, mamma mia. Guardate qui. Pensate che stanno tutte nella testa. Spettacolari così lunghe. Allora, adesso dobbiamo pensare alle ali del cucciolino. Spostiamo la mamma qui, il cucciolino cade giù. Ma il baby drago è minuscolo, infatti dovrei fare tipo una linea di baby draghi minuscoli. In realtà non ci ho mai pensato di farlo così. Grazie Sneves. Per forza bisogna agire per meno di una giorno che hanno fibromalgia da 10 anni. Mamma mia Marina, assurda. Così forse senza di me vedete meglio, eh? Dite la verità. Ammorbidiamo un po' le paste perché ho l'aria condizionata accesa. E si indurisce ogni tanto. Quindi vado sempre a ricondizionare ogni 3-2, ogni 2x3. Ragazzi, mi raccomando, lasciamo il like al video, eh? E condividiamolo, così mi aiutate un po' a arrivare ovunque. Adesso lo condivido anche io, visto che ci sono. Da quando hanno cambiato? Sei dimagrito e con il chiodo e la barba sei diventato bellissimo. Da chi ha cambiato? Palma? Palma, stai scherzando? Un attimo che sto condividendo la live in diretta ora. Ecco, c'è pubblicato su Facebook. Ah, mamma mia, tutti quanti che siamo un po' inguaiatelli, dobbiamo dire la verità, non stiamo messi tanto bene. Io, da quando hanno cambiato, sei dimagrito? Da quando hanno cambiato chi? Ma no, non è vero, dai, non è vero. Sto dimagrendo, ma devo perdere altri 13-14 kg. Tia, stasera assaggio la tua tisana. Tia chi? Ah, stai parlando con Debbie? Io non capisco, mi fa impazzire. Ok, penso che si sia abbastanza ammosciata. Devo fare le ali. Lo so, il fatto della fibromialgia lo so, purtroppo è tratieni. Ma io non capisco di che state parlando, ragazzi. Ragazzi, mi state scemunendo. Perché io dico una cosa e voi vi arriva in ritardo e voi mi rispondete ovviamente in ritardo. Sì, però mettetevi d'accordo, cioè avete 3800 nomi. Pure voi, cioè, vi ripetenite così, dai, su. Ah, ma vi conoscete quindi? Ma che sta fuori? Io non lo sapevo. Ah, Gisella, mi spiace, non avevo letto, non lo sapevo.
No, l'ultimo ancora non l'ho visto, i Pirati dei Caraibi. Patrizia. Da quando sono dimagrito? Perché prima no, dai, ho perso 5-6 kg, quasi 6 kg adesso. Non è che sono dimagrito tantissimo, Però grazie. Ciao, un bel abbraccio a Gisella. Non vale, vi conoscete, non è giusto. Ok, abbiamo trapanato in testa a Mamma Drago per infilare. Ok, non è che sono arrivato dall'altra parte, no, quasi. Sono riapparso, ciao a tutti. Ok, stavo facendo, abbiamo fatto la mamma drago qui, le corna della mamma drago. E adesso dobbiamo mettere anche qualche cornetto anche a piccolino, però prima facciamo le ali, un beh, magari demo gli radi oggi. No, io ne ho persi 6 in 2 settimane. Ovviamente noi maschi perdiamo più facilmente kill rispetto a voi donne, e ovviamente all'inizio pure a me sono tutti liquidi, ho tanti liquidi da perdere, tanti. Alla fine di grasso, 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 io avrò tipo 12 kg, se non sbaglio, non mi ricordo come erano le analisi, non mi ricordo come uscì il PM di compagno cacchio si chiama. Miniale, miniala. Sì, ma è cambiato aspetto, non è perché sembra anche prima bello, male di più. Ah, vabbè, sì, diciamo che ci tengo un po' di più a curarmi su certe cose. Si è risvegliato il fashion blogger che c'è in me. Ciao Desmo, ciao, benvenuto. Il mio ragazzo 25 ne ha persi, bravissimo. Beato. Devo dire la verità, non è che sto facendo la fame, è più che altro una dieta senza carboidrati. Sì, ma devo addolcire un po', sennò sembra una mamma incazzata. Il concorso di Natalia? Non lo so. Penso sia passata perché era il primo posto. Tu ne devi perdere tanti, Barbara, dai. Non ci credo. Desmo Enduro, ciao, ciao. Non ti ho mai letto. Benvenuto in live. Magari mi vedi in differita, forse. Oggi sei libero e riesci a vedermi? Avere qualche cornetto da mettere in testa al draghetto piccolo. Sei mia la tablet. Mia ci fa gli scherzi, ragazzi. È Mia Art. Riguarda che storia della messa in onda del film Dragon Art, lo hai visto? Lo conosco, sì, a voglia. Uno, due, tre, conosco tutti i film Dragon Art. Anzi, adesso metto un po' di film liquid, così dopo il draghetto starà attaccato a vita, quando dovrà essere poi incollato. Non si stacca più. La seguente ronda. Olè, grande Lia, siamo veramente felici. Lì ha passato la seconda fase, meno male, sono felicissimo. Perché la prima, se non sbaglio, dovrebbe essere quella che appunto di accettazione del progetto, e la seconda fase, quella votazioni, adesso dovrebbe sfidarsi contro altre concorrenti ancora più agguerrite e forti. Quindi speriamo bene che Lia ce la faccia passare. Mettiamo questo cornino in testa. Facciamo un mini foro in testa al draghetto.
Caruccia la mignaluccia. Ok, adesso gli mettiamo un po' di pasta per 150 kg, vabbè, non è tanto bomba, ero più bomba, cioè nel senso che ero bomba anche io. A questo punto, ho detto in una live precedente, ero arrivato a 103 kg e 7, tipo quasi 104, va? Ok. Adesso posizioniamo la mamma, perché la luccia deve andare sulla coda della mamma. Posso metterla pure un po' più in alto la mamma, volendo, ecco così. Però devo riuscire a fare un po' questo sguardo della mamma un po' più dolce. Ah, ho capito, però dobbiamo darci da fare con i muti. Ne avevo vista una che ha beccato più di 350, ma purtroppo quando ci sono i voti, i concorsi a like, Franco, conta anche molto la popolarità, non solo la bravura. Mo' si è addolcito un po' lo sguardo, Grazie Patrizia. Lo so Franco, però purtroppo è dura, è durissima, perché sono persone veramente che creano da tantissimo tempo, hanno un seguito incredibile, anche se sono bravissime. Però molte volte c'è anche gente che magari è brava, però magari ha più sostenitori, è brava, c'ha talento, però c'ha più sostenitori di una che è brava uguale. E chi passa, passa quella che ha più sostenitori. Voglio mettere un po' la telecamera meglio. Grazie, grazie mille. Aspettate un attimo che non vi faccio almeno venire. Un po' troppo vicino forse, così. C'è un filo lunghissimo sta telecamera, raga, che mi divento un pazzo. Ah, già vero, voi mi state vedendo. Ciao. Volevo mettergli un po' più, ecco, così lo vedete meglio magari. Ecco, così lo vedete anche un po' da sotto come sta avvenendo. Vi faccio vedere un po' di prove. Ciao Rossella! Questo è tipo il terzo quarto che faccio come commissione ad oro, come quando mi chiedono questo tatuaggio. Questo cameo col drago, con la mamma drago, il cucciolo, perché proprio adoro il genere. Oh, mancano 7 minuti, abbiamo finito la diretta anche oggi. No, dai, desmo. No, mia, dai, veramente, che bello. Forse dopo, se vuoi dare la tua opinione, mi farebbe piacere, perché sei padre. Che bello. Sì, vabbè, scrivimi in privato, ma nessuna opinione, perché sono tranquillamente tranquillo. Ecco, sono sceso. In realtà col tuo draghetto bianco che hai creato, quello mi ha spedito tempo fa, me lo invitano tutti. Ah, che bello, sono felicissimo. Quello bianco, sempre con l'occhio fatto da me, insomma, lo adoro anche io, quello di bianco. Ne devo fare altri due, tipo. Grazie. Adesso vi rimetto la telecamera dall'alto, così vedete meglio.
Tra l'altro mi sto attrezzando perché vorrei prendere una terza telecamera in modo da fare anche un'altra ripresa da sotto, da qui, dove c'è più possibilità di vedere anche altre angolazioni e capire se posso fare tipo che ogni 10 secondi, ogni 15 secondi cambia la telecamera e voi avete varie angolazioni automaticamente. Sarebbe una cosa carina, no? Cloudless, sì. È proprio lui, Cloudless. È di Cheryl, ecco da Cheryl. Aspettiamo questi giorni di festa che passano, così posso andare a fare tutte le mie spedizioni e posso, i miei draghetti possono andare a dare il loro nome mamma e papà. Blumi, c'è una bambina rompiscatole che non se ne vuole andare, ecco. Cerco di ignorarla, ma non se ne va. Ciao Plumi. Grazie Barbara, mi fa piacere che ti piace. Fatto da fare questo, se non sbaglio altri due draghi con gli occhietti nuovi che ho creato e sono felicissimo perché poi mi viene proprio crearle quando faccio quelle cose nuove, mi viene proprio voglia. Sì, ma quella sera di quando è uscito appunto il draghetto dentro con quello lì delle nuvole, insomma, il draghetto dei cieli, c'è stato proprio un... Cheryl è stata proprio di una velocità incredibile perché se avesse proprio scritto 2 secondi dopo ho avuto altre 3, 4, 5 richieste che lo volevano già e veramente è stata una guerra quella sera. Ho dovuto andare a vedere gli orari di chi aveva scritto prima per non far confondere. Ho dovuto mandare addirittura degli stamp di a chi ora aveva scritto Cheryl, una ragazza, perché non ci credeva, perché aveva commentato dopo di lei. Però Cheryl, furba, aveva già scritto in privato. Una guerra per quel drago, ragazzi. Ops, mi cadono le braccia. Grazie Rossella, grazie mille. Adesso provo a mettere la coda del cucciolo tra le braccia della mamma, così da collegarli ancora di più. Codina! Ma no, la cosa è finita, va bene tesoro, grazie mille per essere passata. La tua frame in alto è fighissima, grazie. Grazie mia, davvero. Davvero è stato un colpo di fulmine. Ma guardate con quelle piumine. Non ho resistito, ha fatto bene, Cheryl. E poi su Facebook avete un nome, qui ne avete un altro, lo dico sempre, mi fate per un giorno impazzirò tipo. Mi erano tipo nei visibiletti che in diretta, vi avviso. Ciao Ninuzza, la fai la live oggi? A proposito, te lo volevo chiedere prima, così almeno so che ora posso chiudere. Elijah, ciao. Ma quanto tempo anche tu! E dolce attesa, quasi quasi chiedo sì, per piacere un draghetto nel cucciolo da tenere magari da qualche parte sopra la culla. Che bello, Serena! Che belli bambini! Un giorno vi farò vedere i miei nipoti. Appena avrò il permesso di pubblicare una foto. Che diciamo già lo fanno molti, però mi dà fastidio farlo senza avere il permesso dei genitori. Quindi aspetto di trovare il momento giusto per chiederlo. Mi vergogno. Ah, mi ha risposto prima, amore, non ho letto. Qua a un certo punto tipo mi arrivano 8.000 messaggi tutti in una botta. E boh. E tu mi vai sotto. È una bellissima idea. Magari anche farli più grandi, cioè sono bellissimi.
mamma drago. Infatti Serena fa gli auguri a tua cognata. Quindi oggi stiamo leggermente un po' in più, ragazzi, solo perché la nostra Nina non vuole fare la live, è cattiva. Tra l'altro io non l'ho manco vista tutta tua mo. E poi mi è arrivata gente a casa e ho dimenticato di... Però ti ho lasciato il computer acceso, così... Grazie mia. Ragazzi, mi raccomando, lasciate il like alla live, è importante, non vi dimenticate, non venite qui e poi ve ne andate senza lasciarmi un like, tiro piccolino. Immagino. Cosa stai lavorando? A cosa? Brava Serena, brava, grazie. Facci soprattutto alla family, fai gli auguri a tua cognata. Ok, la grandezza mi sembra esatta. Che bella carezza sul pancione, che dolcezza, che sei zio Franco, mamma mia, sei incredibile. È incredibile, sei troppo bello, troppo bravo. La musica classica, brava Debbie, tira fuori la macchina, penso un'altra mezz'oretta ci stiamo oggi, visto che non c'è Nina, mi prendo il suo palinsesto oggi. Ciao Meg, che volevo fare? Anzi, ho due commissioni per cosplay, devo fare un'altra prima lama di Supernatural, bellissima, la lama di Caino, fantastica. E poi c'è il mio lavoro da cuoca che mi interessa, bellissima la lama di Caino. Che figata pazzesca. Adoro Supernatural. Sono arrivato alla 11, ancora non ho cominciato a vedere la 12esima. Ah, che grazie, sei dolcissima Patrizia, veramente. No, è giusto, no, è inutile che faccio i disegnini qui. Devo tirare fuori un po' di legno. Oramai sei Caino, Elijah, fantastica. Ti attacchiamo questa gambina qui. In questo modo. Poi andiamo a fare altri pezzi di... Ora sono riuscito a collegarmi giusto perché sono bloccato a letto con un torcicollo assurdo, per cui sono dovuto uscire prima da lavoro. Ah, meno male, che bello, dai. Ma, cioè, ragazzi, ma veramente il 2 giugno lavorate tutti adesso? Ma che, cioè, non ho parole. Cioè, mi ricordo il 2 giugno tutti a casa, prima a vedere la parata, tutti così, tutti carini a casa con mamma e papà. Cioè, adesso si lavora comunque il 2 giugno, ma... E loro stanno ancora là.
con i nostri soldi e si divertono. Per loro è sempre 2 giugno, chi gliene fotte a loro? Dobbiamo fare salti mortali per arrivare a fine mese, mica loro, mica sono loro. Oh, mi dispiace, Meg. Un abbraccio a tutti i figli vostri, ragazzi. Saluto tutti i vostri bambini. Ma voi accendete la TV, mettete collegato il televisore, non so, il telefonino, il tablet, il computer con questa live. Li salutiamo tutti quanti. Magari fanno i bravi. Chi lo sa? Great, grande Nibs. Se mai dovessi riuscire a realizzare qualcosa, secondo anche tu te lo sarai il primo a giudicare Sensei. No, vabbè, ma quale Sensei? Sensei It. Ok, inglese, può aspettare, Gea. Mi fai morire. Muoio. Facciamo l'ala della mamma, su. Anzi, no, mettiamo un po' di altre corna alla mamma, va? Mettiamo le corna. Non è un dragon, non è un coquino, soltanto quello che è. Che non è. No, mi sta facendo il misto, mi sto rincretinendo Elijah, eh? Ti avviso. E quest'ora poi, figuriamoci. Ho fatto pure già lo spuntino. Sai a cosa pensavo oggi? È un dragoru, metà drago, metà canguro, non so perché. Franco c'ha una fantasia incredibile, Barbara, sappilo, eh. È vero, canguro c'ha un significato, mi ricordo, l'ho sentito dentro un telefilm, dentro un documentario, non mi ricordo il significato di canguro quale sia. Però l'ho sentito, c'ha un significato, significa tutt'altro. Sono mini draghetti, non sono topi né canguri. I canguri, i famosi animali canguri. Come mia? Io sapevo che c'ha un significato particolare la parola canguro, ma non mi ricordo bene quale sia. Ok. Facciamo le ali, su. Grazie, Patrizio. Devo scappare che oggi si fa attività fisica. Presto, inizio a tutti. Ciao, oggi fai attività fisica. Ma tu sei secca, dove vai, Serena? Mannaggia a te. Sì, bravissimo, significa non lo so, significa ragione. Perché non sapevano, tipo andarono degli esploratori tantissimo tempo fa e chiesero che animale fosse quello e gli indigeni del posto risposero canguro. Che significa non lo so nella lingua degli indigeni del posto in Australia. Ed è diventato canguro, fantastico ragazzi. Ciao tia, ciao Nini, ciao ciao ciao. Esatto, esatto, mia, bravissima. Esattevolmente.
Oh, allora, salutiamo la mamma drago, ragazzi. Vi faccio risalutare Dobby. Eccolo qui, Dobby. Per tutti gli appassionati di Harry Potter, Dobby è qui ed è ancora disponibile. Mi raccomando, tra poche ore, tra un'oretta lo metto su Etsy a prezzo maggiorato. Aspettate un attimo che ci vediamo di nuovo in faccia. Non si capisce niente, c'è doppio ovunque, ragazzi. Allora, io mi finirò il draghetto, mi finirò tutto quello che devo terminare. Sono le 6:10, volevo stare un altro po', però mi voglio mettere un po' a terminare tutte le commissioni, se no mi distraggo e vado troppo lento. Quindi questa è quasi finita, ve la faccio rivedere. Eccola qui la mamma drago con il cucciolo. E noi ci vediamo esattevolmente lunedì. Ci vediamo lunedì alle 17, solito orario di queste ultime live. Quindi mi raccomando, non perdete assolutamente la possibilità di mettere like al video, di condividerlo. A lunedì! Quindi, se vi è piaciuto questo video, vi prego una cosa importantissima: condividetelo su tutte le vostre bacheche, mettete il link del canale, il link del mio sito www.humanschannel.com, lo trovate qui sotto, andate a dare un'occhiata. Tra poco troverete l'articolo di Dobby, leggete un po' la storia, ci sarà un po' di tutto, le foto, eccetera eccetera. Quindi, bando alle ciance, vi voglio bene. Grazie mille, grazie. Vi auguro un fine settimana strepitoso. Aiuto. Ho la telecamera ovunque. Quindi, a lunedì. Vi voglio bene. Grazie di cuore. Vi rispondo un attimo in chat. Alla prossima e un bacio. Acchiappatevi. Ciao!